Buonasera. Certe volte, abbiamo una come posso dire, un'attitudine, una sensazione. Quello che accade è che succedono nella vita cose che secondo noi non dovrebbero succedere. Succedono situazioni materiali, situazioni fisiche, comportamenti da parte di altre persone, eccetera, eccetera, che secondo la nostra idea non dovrebbero succedere. Io stesso mi viene in questi mente perché proprio oggi parlavo di una situazione di questo genere, di cose che secondo me non dovrebbero succedere. Però fatto sta che ci sono. Perché le cose accadono? Perché la risposta più semplice è perché causa e condizioni avvengono. Adesso come mai? Perché questa? Perché quell'altra? La difficoltà per noi di accettare quando certe cose avvengono è perché noi ci relazioniamo ad ogni persona, vicina o lontana, ad ogni luogo, ad ogni situazione, tramite una nostra immagine mentale. Abbiamo un nostro concetto, abbiamo una nostra immagine che noi proiettiamo nella persona, nella situazione, nel luogo e così via. Quando la persona, il luogo, la situazione, l'oggetto corrisponde, specchia bene la immagine che noi abbiamo attribuito, tutto va bene. Anche se ci sono delle cose brutte. Per dire, se io ritengo una persona cattiva e quella persona agisce in modo cattivo, tutto normale, va tutto bene. Se io ritengo che una cosa va male e poi quella cosa va male, va bene. Il problema è quando io ritengo che la cosa vada bene e poi invece va male. O quando io ritengo che la persona sia una persona amica, che mi ama, che mi vuole bene, eccetera, eccetera, o io ritengo che quella persona ha un certo tipo di carattere, un certo tipo di comportamento, di attitudine, e poi quello che io percepisco è qualcosa di diverso. Noi di solito facciamo molta più, non è che noi facciamo fatica ad accettare le cose brutte o le cose difficili della vita, che ci sono anche quelle, ma facciamo fatica principalmente ad accettare ciò che è fuori dalle nostre aspettative. Quando noi ci vediamo davanti a una situazione, una persona, no? E abbiamo un'immagine di quella persona lì. E a un certo punto vediamo che la persona ha dei comportamenti, ha delle attitudini, eccetera, che non corrispondono con l'immagine che noi abbiamo attribuito, così appare a noi almeno. Ci sono tante situazioni diverse, ci sono ogni situazione è una situazione diversa, non si può generalizzare più di tanto, però quello che accade è che se noi osserviamo bene, una delle cose che anche che viene fatto, che non è per niente bella, però che avviene, è il fatto per esempio di cercare di abituarci a certe cose affinché noi riteniamo che sia normale e a un certo punto quello giustifica quel tipo di azioni e comportamenti. Quello accade anche con la violenza. Quando c'è una certa violenza che noi vediamo spesso, quando sentiamo spesso, quando quella cosa è sempre presente nella nostra vita in un modo o in un altro, che cosa succede piano piano? Rientra nella nostra immagine mentale, quindi quello è normale anche se non è bello e a un certo punto non ci facciamo più problemi con quella cosa lì. Okay? Però il punto che volevo principalmente portare oggi non è questo. Il fatto che certe volte, quando noi creiamo un'aspettativa
quando noi creiamo un'immagine di qualcosa e a un certo punto vediamo che le cose non sono come secondo noi potrebbero o dovrebbero essere, non solo rimaniamo male, ma è come se diciamo, ah, se le cose non possono essere come secondo me dovrebbero, a quel punto è meglio che non faccia niente. A quel punto mollo tutto. O se no un altro esempio. C'è qualcuno che io ritengo che sia una persona che è un esempio, qualcuno che per me rappresenta delle qualità, un è qualcosa, eccetera. A un certo punto quella persona agisce in un modo che dal mio punto di vista non va bene. E quindi è come se crolla il mito. A questo punto cosa faccio? Ah, guarda, se non lo fa lui, ma figuriamoci che lo faccio io a questo punto, quella di lui, no? Quindi c'è... Quello che voglio dire è che certe volte, quando abbiamo una cosa, un'idea, una volontà, e le cose non corrispondono come secondo noi dovrebbero essere, abbiamo la tendenza anche noi stessi un po' di mollare. È come se il comportamento degli altri non corretto o la situazione non bella andasse a giustificare un nostro comportamento che non è il più corretto, eccetera, eccetera. È come se ci mancasse a quel punto il sostegno per andare avanti su certi aspetti. Non so se è chiaro quello che dico. Perciò, quello che succede è uno. Ovunque siamo, qualunque cosa ci sia, non è mai una ragione per mollare quello che noi veramente crediamo. Io credo che i momenti di difficoltà sono importanti. Le crisi sono importanti, perché quello che succede è che quando ci abbiamo una crisi, quello ci dà la possibilità di rivedere la nostra scelta e di vedere veramente se quello che crediamo è una cosa profonda o è una cosa solo superficiale. È quello che io vedo in generale quando uno si avvicina al Dharma, agli insegnamenti, alla spiritualità, così come trasmessa nel buddismo, così questa parola che diciamo Dharma, che comprende tante cose. Esiste un primo momento di innamoramento, che è bellissimo e tutto, eccetera, che viene con un po' anche di ingenuità e viene anche con un po' di, come si può dire, idealismo in qualche modo. Uno tende a idealizzare certe cose. E quello che succede è che prima o poi c'è il primo scontro. Che vedi che una cosa non è proprio come secondo me dovrebbe essere, o che c'è un certo punto, c'è un momento in cui quella, come si può dire, quella magia dell'innamoramento finisce. E mi chiesi, ma voglio veramente passare la mia vita con questa persona o no? Perché quel momento di quella magia non c'è più. E adesso è il momento di fare i conti con la realtà, nel senso di ok, quali sono le qualità, quali sono i difetti, cosa voglio veramente, come voglio, come non voglio, eccetera, eccetera, no? Per me questo è accaduto quando avevo intorno, che anno è stato, come cercare di ricordare? Sì, intorno al 99, 2000, più o meno quegli anni lì. E un periodo nel quale io mi sono trovato davanti a situazioni, davanti a attitudini che secondo me non erano assolutamente giuste. Mi hanno fatto crollare un po' certi miti che avevo in qualche modo, più che altro idee che erano un po' immagini idealizzate che avevo attribuito a delle altre persone. Ed è stato uno dei momenti più preziosi per me. Perché mi sono trovato davanti a una cosa che facevo prima, e però lo facevo quasi che per scontato. È un po' come, se prendiamo la metafora di prima, mi innamoro di qualcuno, sto insieme perché mi sono innamorato, punto. Però a un certo punto uno si chiede, ma perché lo sto facendo? C'ho la libertà, non ho nessun obbligo di essere qui. Perché lo faccio? È veramente quello che voglio? Non è veramente quello che voglio?
rivedere le nostre scelte è importante. Per me personalmente quello che più mi ha colpito quell'epoca, dove sono rimasto la più grande difficoltà, è stato più che altro il rapporto con l'istituzione, più che con gli insegnamenti veri e propri, quindi con ciò che comunque rappresentava per me in quel momento gli insegnamenti. E nella nostra idea dice: ma come può un'organizzazione che si basa su questi valori fare quella cosa lì? Come può, sono persone che a principio rappresentano questi e quegli altri valori, fare quelle altre cose là? Questo è stato quello che è successo a me. Non mi metto a dire i dettagli di quello che è accaduto, semplicemente per non mettere voi in una situazione di avversione. Tanto non serve a niente entrare nei dettagli su questo, a non sia che cercare di giustificare la mia difficoltà del momento e generare avversione in voi, credo io. Quindi non vedo la necessità di questo. Però fatto sta che mi sono trovato io personalmente in questo tipo di situazione. E quasi qualcosa che io prima prendevo per scontato, a un certo punto ho dovuto rivedere. Ovviamente io sono una persona che le cose avvengono dentro di me e mentre sta succedendo qualcosa difficilmente lo andrò a verbalizzare e parlare. Sin da quando ero piccolo non ho mai avuto questo bisogno, questa voglia di dover andare a stare a parlare, ma sai che sta succedendo questo, com'è quell'altro? Cioè il mio percorso, il mio processo. E quindi quel processo è durato un po', lentamente, un po' dentro di me, di rivedere la mia propria scelta di vita. E quello che mi ha portato a rivedere questa scelta è stato il fatto che mi sono trovato davanti a situazioni e comportamenti che secondo me non erano coerenti con quello che dal mio punto di vista dovrebbe essere. E credo che è stata una delle cose più importanti per me. Perché quando noi ci troviamo a, come si può dire, a fare i conti con la realtà in un modo più crudo, meno idealizzato, ci troviamo davanti a dover fare delle scelte più concrete e non delle scelte, come si può dire, idealizzante proprio, o incosciente, perché esistono scelte che facciamo nella consapevolezza della scelta e ci sono scelte che facciamo nel momento dell'entusiasmo, nel momento e perché c'è un'emozione forte di attrazione, di bellezza, di qualcosa che è anche importante quella. Ci sono cose bellissime che facciamo nella vita che se non fosse per quella pazzia che viene dall'entusiasmo, dell'amore, della voglia, del piacere, non si farebbe mai. Quindi va benissimo anche quello, eh? Quando ci innamoriamo di qualcuno o di qualcosa, perché non è che per forza non si deve innamorare di qualcuno, si possa innamorare di concetti, di idee, di luoghi, di filosofie, di meditazione, si possono innamorare di tante cose. Quando ci innamoriamo di qualcosa, è una cosa stupenda, quello che succede è che uno va verso quello senza farsi troppe domande del perché o del come. E certi momenti, se non fosse per quella forza lì, non faremo quella. Quindi è importante anche quello. Però arriva un momento nel quale è importante riguardarci e dice: bene, cosa voglio veramente fare? Io nel mio caso particolare mi sono trovato, ho fatto un processo mio di chiedermi, di veramente andare a cercare i difetti dell'insegnamento. E non li ho trovati. C'erano cose che non capivo, e ho messo una lista d'attesa. Alcuni che sono ancora in lista d'attesa, però non vuol dire che io sia contrario a queste cose, non vuol dire che vengono viste come cose sbagliate. Ci sono alcune cose che ho visto del modo come venivano date gli insegnamenti che personalmente non mi sono piaciute, sono andato a vedere e ho visto che in quel caso lì era più che altro il modo in cui certe cose erano state trasmesse in un certo contesto più che gli insegnamenti fondamentali, originali, veri e propri. Quindi, perché poi anche dipende il contesto in cui una cosa viene insegnata, cambia il modo di fare. Una volta ero qua a Milano, qua vicinissimo, sono stato invitato da un prete qua vicino a parlare nella chiesa, qua, nella parrocchia. Una volta mi hanno chiesto di parlare sulla preghiera dal punto di vista del buddismo.
Dopo che ho finito di parlare, stato lì un po' a parlare col prete, e gli ho fatto una domanda che era stata: ma secondo te è vero, perché questa è la mia percezione, l'ho detto, che ci sono diversi dogma nella tradizione cristiana che originalmente non erano dogma. Però il momento nel quale tu devi cominciare a trasmettere quelle conoscenze alla grande massa di persone, non hai più il controllo e la possibilità di spiegare ogni cosa a ogni persona. Quindi i dogma inevitabilmente in qualche modo succede che si creano dei dogma, perché se no, perché non c'è più la possibilità di andare a spiegare. Così ho visto questo col buddismo, ci sono certi concetti, certe cose che a certe persone, a certi luoghi, a certe mentalità non c'è lo spazio per capire. Quindi se dovessi farli credere in quella cosa non avrebbe lo spazio da subito, ci vorrebbe tanto sforzo e tempo per riuscire a spiegarli. Quando fai una grande massa questo non è possibile, no? Questo comunque per dire che le cose, gli insegnamenti, anche cambiando contesto, cambiano significato. Ma per me, quando ho guardato gli insegnamenti del Dharma, quello che io avevo accesso, quello che ho ricevuto io, più cercavo difetti non li ho trovati. Nei miei maestri ho cercato difetti, non li ho trovati. Però ho imparato a vederli anche come esseri umani. Cosa importante. Perché se io ho davanti a me un essere che non è umano, qualcosa che è idealizzato come qualcosa che va molto di più e molto al di là, questo vuol dire che io non posso raggiungere lo stesso. Perché se chi c'ho davanti a me, che per me è l'esempio, è qualcuno che, possiamo usare qualunque termine sia, è un Buddha, è un essere sacro, è un essere divino, possiamo usare qualunque termine che sia. Ma io vado a mettere lui sul sacro, io sul profano, mondano, comunque due cose totalmente staccate.